Ciao ragazzi, oggi in questo video vi portiamo con noi sul campo per vedere un'esercitazione, una giornata di allenamento specifico per il tiro dinamico. Siamo insieme ad altri ragazzi, faremo una serie di esercizi e li vedremo assieme. Cominciamo! Quanto vieni indietro? Buon colpo! Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettiamo giù 6 sagome. Te lo spiego, aspetta che facciamo vedere chi c'è. C'è il Pignateros, c'è il Saverio. Guarda che robetta qua, l'Alberto Casri, guarda che bello. Dopo ci abbiamo il cinghiale. E Andrea, facciamo un po' di mirato di riscaldamento, no? Ah, che bella scarpetta che c'ha il Vito. Bocca, dici? Bella quella lì. Eh sì. Però, guarda qua, Trucci. Io ho fatto il post su Instagram, queste qua le sto provando. Sono una cannonata. 65 euro, ragazzi, una roba del genere, erano ascoltate. Quello cioè, prova a guardare come è arrivato qui. Dov'è la tua borsetta? Dov'è? Vedi là. Sono i colpi tutti, tutti che arrivano con i borsoni. Borsoni tutti, tutte le parti. Io è arrivato con questa roba qua. Questa e questa qua. Di Prada. Con dentro e l'anti zanzare. Facciamo il 3x3, facciamo un po' di lento mirato per scadere. Ragazzi, carichiamo tutte le operazioni di sicurezza insieme, che non sia nessuno che va indietro con gli altri davanti. Ognuno ferma i compagni. Vai, carichiamo. Perfetti, 30 colpi, 30 metri. Siamo carichi tutti? Sì. Libera? No. Ok. Anche ho parato un po' di merda. Belli ragazzi. Bravo, lì. Thank you.
ferro, tiello, esatto, leggermente davanti a Riccardo. Allora adesso facciamo un esercizietto sempre per scaldarci un po', curiamo un po' di transizioni, poi cominciamo. No, cosa dite ragazzi? Faremo due alla volta. Facciamo un po' di... scarichiamo questo. Provata la perfezione di ricarica. Perfetto. Va bene. Luca ha analizzato qual è stato il suo errore. Io, Luca, quando sparavo non riagganciavo subito e di conseguenza davo lo strappone e strappavo. Ma l'hai visto il video su YouTube? Sì. Allora sei somaro però. Vabbè. Devo collegare la testa al gimbal. Allora partiamo, tu devi tirare il vento qua. Carta, ferro, carta, facciamo tre giri, quindi sono 15 colpi, dopo ci spostiamo allo step dopo, siamo a 20, adesso guardiamo, saremo a 18 metri circa, e dopo andiamo quello dopo ancora e saremo a 25. Vai caricato intanto. Se correte dietro all'altro anche fate un disastro, La piastrina è difficile qua. Piano, con calma, cadenze, ritmo, transizione, se vai. Andre, correggi, se metti di merda, arriva tutto sulle spalle. Mettiti ben dietro col piede destro. Oh là, piano, un po' di più contrasto, se vai. Albinotti era sulla carta. Accelera la transizione. Stand by. Andrea, le braccia troppo tirate, troppo tese. Ricorda che l'avevamo visto. Adesso quando venite indietro, quando comincia a essere distante, e le sagome sono un po' più chiuse, non tieni più l'arma. Ti arriva tutto. Le spalle, contrasta un po' di più. Andiamo? Vedi quanto vieni indietro? Ogni colpo. Contrasta e apri un po', non puoi lavorare così, appena appena. Andiamo? Appena finito di dirlo del discorso di trazione. Guarda qua, dai vai. Indovina chi è? Bravo! Andrea, apri un po' le braccia qua. Tanto devi andare con calma. Stand by. Sei un cazzone, te l'ho detto. No, arriva tutto dietro. Lo stesso anche te o no? Prova a aprire di questo così. Apri leggermente il contratto e vorrei che il sapevo che si muove. Se vai. La roba no? Cazzo, salta molto meno. Sì. Ok, buono. Vai, buono, cacchio. Data, tre data, sano, tre data. Come no? Mancherò. Sì, beh, due delta, per grazia di Dio. Sì. Guarda che roba. Tira, tira. Andrea, devi correggerla quella roba lì. Già, dopo lo succede. L'aria è andata. Comunque quando spari fai proprio tu.
quello lì è tutto. Zitto Albi. Non mi sentivo. Vai, le due. Prima stanno tirando come le bestie, stand by. Mi accorgi che state tirando, da quanto stop avete sul ferro. Quando arrivate sul ferro, cioè va va, stop. Vediamo come si stand by. Allora da qua partiamo da qua, di doppia azione, pronti, carichi, facciamo le stringhe che abbiamo appena fatto, ferro, carta, ferro, da dove volete, ci portiamo lì, ferro, carta, ferro, ci portiamo là, ferro, carta, ferro, in due, in fondo, 20 colpi minimi. Per fare una ripresa diversa, posso un'intrusione? Come si fa a correre con sto nome in giro? Non ti preoccupare, tu pensi a correre in avanti. Questi due sono quelli che permettono qua al campo di funzionare, no? Grandi. Gabriele e Roberto. Bello fresco oggi, temperatura giusta, magliettina nera. Bravo Ruben, ti sei meritato la birra che ho portato con lo spillatore, dai che roba. Ma si lavora, si fatica. Attentato al cameraman. Dai, c'entra il muso però. Devo mica insegnarti o sì? Pappa
il sole bacia i belli e secca le merde. Ma diciamo all'ombra. Guarda qua, qua c'è la massima velocità. Sì, ho rallentato qua. Fermi qua. Qua corri, dopo lì. Poi c'è anche la curva. Prima quello là sull'arrivo e dopo vai su, quello lì è il secondo che dico io. Adesso lo vediamo. L'altra cosa, su, anche là su quel cambio là, subito viene dopo che lui la ripresa. Quel cambio là, gli alti, tu parti violento e fai fatica a chiuderlo. Lì l'hai sbagliato il cambio e anche qua hai fatto fatica. Investi un attimo di più, un attimo più lento sulla partenza, subito dopo corri. Perché se cominci a correre, cioè se sbagli uno, sbagli due e lì stai correndo un canno, non di più, perdi tempo lì. E dopo quel tempo lì ti serve quando arrivi, che devi cominciare a frenare per preparare l'arrivo. L'arrivo tu non lo prepari, arrivi, si chiodata e fuori l'arma. Là si vede bene dopo nel video quando prendo la foto. Mi sembrava anche di averlo primo esercizio, 6 colpi sul ferro, 4 secondi di tempo, chi sbaglia è fuori, cioè chi liscia il ferro o chi va fuori il tempo. Al ferro non va lisciato. Il ferro, no, mettevamo un palo. Estrai e spari fuori, tutti e 6. Cioè 6 colpi sul ferro, se lisci il ferro sei fuori. Oh, c'è Mario, stiamo facendo il video, se non mi fai far figuracce. Sbagliali tu per piacere, non ti metti d'accordo. Sono sicuro.
Valerio l'ha mancato. Luca, hai preso due. Allora ciao Luca. Ciao. Vai, ciao Valerio. È stato alto. Praticamente qua ognuno spara a 10 metri, in 4 secondi deve colpire 6 volte il faro. Chi non lo colpisce è fuori. Tutti gli altri vanno allo stop-top. Andiamo. Praticamente ho vinto! Perfetto, quindi ho vinto a mani basse proprio la corsa di sacchi. Perché adesso lo fa bene perché prima di video. Grazie, ti voleva. Ma era il microfono che non mi ha sentito. C'è anche il piatto che non si è mosso. Vabbè, Stop! Stop! Allora, il via, no, apposta. Mister piattino facile, vai. Load me credo. Stop! Ho sbagliato 50 centimetri. Parto in 3 minuti. Vediamo quanti piatti colpisce una coppia. Ok. Parto io. Vado lì. Carico un colpo. Carico l'arma, sparo. Tolgo il caricatore, metto giù e riporto il caricatore. Così sei obbligato a arrivare qua. Okay. Il caricatore va avanti e dietro un botto. Facciamo una modifica per rendere la cosa più equa. Utilizziamo una Glock nuova, nuovissima, di Alberto Casoli. Nessuno l'ha provata, quindi per tutti quanti la situazione è uguale. Arriviamo con una pistola che non conosciamo, Glock originale, e spariamo al faro. C'è lo sgancio dall'altra parte, porca troia! Dai, ne ha presi tre, raga! Come tre ferri! Tre! No, quanti erano? Sette! Dai, sette! Vacca boia! Dura, eh? Uno l'ho preso io! Ma sei una merda! Io caro che zappo! Thank you.
in testa, ragazzi, con 7 piatti loro ne ha fatti 6. Eccolo, 3 su 3. Quattro. In un minuto e 36 hanno battuto i nostri set. Adesso questa cosa devo parlare con lo sponsor, che ci serve ancora un momento, perché qua mi ha mangiato tutto. Allora facciamo la rivincita, perché ci hanno stracciato. Ma che situazione. Adesso facciamo quella tanfoglio mia e i topi sono uguali. Facciamo noi. Beep. Bravo Francesco, bravo così. Dai, che c'è la giocata. È una pettinata adesso. L'ho fatto per il nostro bene, perché la forma fisica è anche sì, un fattore determinante. Cazzo. Comunque paga sempre di più il giacchino del... Sì, che poi tu ti strappi da coglione, perché arrivi lì, cioè quanto ci vuole, un decimo in più. Però, beh, ma come spara? Come spara la tua pistola? Con la spanna, una spanna sopra. Ah, sopra lo metto una spanna. Tranquillo. Precisa. Capito, bene. Are you ready? Ready. Stand by. Certo che fare ste cosine ad agosto. Le gocce. Technology, guarda la quantità di colpi che sta andando via qua. Ricordati che è tutto per il divertimento dei ragazzi, eh. Guarda come si divertono. Bene ragazzi, noi abbiamo concluso, è stata una giornata super divertente, speriamo che vi siate divertiti quanto ci siamo divertiti noi, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao ciao! Ciao.